E noi siamo rincoglioniti. Questo è il problema. Non è la mia Europa, certamente. È la peggiore Europa che si potesse immaginare. O il 25 marzo o nella riunione successiva dobbiamo cominciare ad affrontare qualche problema concreto. Se no veramente il rischio di dissoluzione c'è. Perché la gente si allontana dall'Europa perché l'Europa non consegna. Io annoio tutti gli studenti di cui vado a parlare facendo il solito esempio del Rinascimento, degli stati italiani che non si sono messi assieme e che noi siamo scomparsi nella prima globalizzazione che era scoperta dell'America, non ci siamo messi assieme e siamo scomparsi dalla carta geografica del mondo perché nessuno degli stati italiani era capace di costruire le caravelle grandi come era necessario. Se andate all'arsenale di Venezia, che è una meraviglia, fate delle piccole navi che sembrano dei giocattoli, no? E il mondo era cambiato. Oggi siamo nella seconda globalizzazione e il mondo è cambiato. E le nuove caravelle, che sono Google, Apple, Alibaba, Amazon, eccetera, sono tutte cinesi o americane. E noi siamo rincoglioniti. Questo è il problema. Questo è il problema, no? E però restiamo la prima potenza industriale del mondo, restiamo il più grande esportatore del mondo, ma vi rendete conto la follia di non capire la storia? Ecco, sarà appunto perché gli italiani umiliati da questi quattro secoli, perché è un paese che inventa il proverbio Francia-Spagna purché se magna, questo è un paese umiliato, no? Allora, dobbiamo nella nuova globalizzazione evitare che l'Europa sia umiliata come è stato il mio paese per quattro secoli.